Sa?
Amiche e amici di Eleven Sports, è Gianmarco Tiralongo che vi dà il benvenuto al Palavis per il match valido per la 19ª giornata della Serie A Beretta, che vedrà opporsi la Pallamano Bressano Cassa di Trento e il Bolteno. Una giornata di pieno inverno, ma qui in Trentino ci sono 20 gradi e sembra di essere veramente in primavera. Si percepisce un po' il clima afoso anche all'interno della struttura di Lavis e speriamo che questo non influisca negativamente sul match. Al mio fianco, come sempre, Francesco De Vigili al commento tecnico. Francesco, due squadre che occupano posizioni differenti all'interno della classifica, Bressano quinto, mentre Molteno purtroppo è un po' il fanalino di coda con solamente 4 punti. Cosa ti aspetti da questo match, che verrà però il Bressano orfano di Matteo Moser e di Alessandro Dallago, mentre gli ospiti non avranno a loro disposizione Marco Knezevic, squalificato nella scorsa giornata, e quindi tre defezioni, contando anche quella ospite, molto importanti. Innanzitutto buona serata a tutti, buona Pallamano, finalmente siamo ritornati al Palavis. Tre assenze importanti per il Molteno, manca Knezevic, squalificato, assenza pesante. Per il Bressano manca Dallago e Matteo Moser. Innanzitutto voglio salutare il papà di Alessandro Dallago, che sta lottando. Forza Giordano! Secondo me questa qua è una partita molto difficile dal punto di vista psicologico. E vediamo l'inizio della partita, perché io credo che sarà una partita molto molto equilibrata. Salutiamo il ritorno a Bressano di Dinko Dedovic, che è stato il nostro straniero, e a te la parola, Gianmarco. Come dicevi te, c'è l'ex di turno che è Dinko Dedovic, tornato in Italia a gennaio dalle file del Molteno, lui che si era infortunato nella Final 8 di Coppa Italia 2020 e che aveva così salutato il campionato, poi non è stato confermato dai gialloneri nel corso del mercato estivo e che ritorna quindi da avversario al Palavis. Entrambe le squadre sono chiamate a riscattare due sconfitte di misura ma cocenti contro due team altoatesini, il Molteno casalinga contro il Merano 25-26, un match in cui in realtà i diavolinieri sono sempre stati in vantaggio, ma che aveva visto il Molteno rosicchiare il punteggio sino alla fine, nonostante poi l'espulsione di Knezevic a 7 minuti dalla fine. Bressano che invece è praticamente scomparso al Palalaghetto e poi è riapparso negli ultimi 10 minuti di gioco, perdeva 20-15. Al 58esimo invece, a soli 120 secondi dallo scoccare della sirena, si è ritrovato in vantaggio 23-22, poi due tiri dai 7 metri di Davor Šutura e vittoria per i biancoverdi brissinesi. Quindi due squadre chiamate a riscattarsi. Franz, qual è secondo te la chiave che adotteranno entrambe le squadre per portarsi a casa i due punti? Cerchiamo intanto di vedere le prime azioni di questa partita. Due sconfitte differenti. Ma comunque noi sicuramente dobbiamo riscattarsi, soprattutto del brutto primo tempo che abbiamo fatto a Bressanone. Intanto va il tiro Pascal Dantino che colpisce il portiere Randes, che si sta riprendendo. Una chiave di lettura te la suggerisco io, forse sui tiri dai 7 metri deve migliorare il Bressano, perché 4 errori su 6 tiri non sono assolutamente tollerabili, Francesco. Sicuramente è dall'inizio dell'anno che abbiamo questo problema. Io penso che Fusina faccia degli allenamenti, sono sicuro che Fusina faccia degli allenamenti specifici per ovviare a questa situazione, però un conto all'allenamento, un conto alla partita. Noi cerchiamo di uscire da questo impasse, abbiamo già sbagliato il primo tiro dai 6 metri e ora vediamo di approntare una buona difesa. Ecco. 1-1, 1-0 per il Molteno. Rete di Giacomo Redaelli che porta in vantaggio i Lombardi, risponde adesso il Bressano, passaggio di Dantino, non trova Fulgerider che la colpisce sul piede ma ha subito fallo, quindi riparte dai 9 metri. La formazione di Sandro Fusina.
attacca Argentin che ha l'arduo compito di sostituire Alessandro Dall'Ago in fase offensiva nella posizione di terzino destro. Ancora Argentin, punta a Dedovic, poi il passaggio a Dainese che trova Dantino, cerca la penetrazione, viene fermato sempre da Giacomo Ridaelli, autore della prima rete dell'incontro. Dantino, taglio in posizione di doppia pivot, cerca Dainese, ottima la parata di Gabriele Maria Randes. Ancora Ridaelli per Soldi, cerca la conclusione, poi finta il tiro, infine punta Argentin, ma i direttori di gara, che sono i signori Ciro e Luciano Cardone da Napoli, decretano un fallo e quindi si riparte con il Molteno a gestire una nuova azione in attacco. Orchestra il tutto sempre Dinko Dedovic, adesso Dall'Aglio esce, Soldi trova Ridaelli, attenzione Dedovic, cartellino giallo ai danni di Folgereiter. Nel frattempo doppio pivot e la soluzione attuata dal Molteno con Alonso che taglia, attenzione Ridaelli, un tiro che praticamente si infila all'incrocio dei pali che beffa Nikoloizos. 2-0 per il Molteno che inizia molto bene, siamo appena al quarto minuto di gioco, è già doppio vantaggio per la formazione allenata da Salvatore Onelli. Argentin, il taglio, poi Dainese, fermato molto bene da Soldi. Folgereiter, circola la palla, Argentin per Dainese, di nuovo ad Argentin, esce Folgereiter, scambio di posizione, poi è Dantino, Dainese, ancora Randes ad opporsi al terzino italo-ungherese. Costruisce dal basso il Pressano con Randes che praticamente arriva sino al centrocampo. Ridaelli, Soldi, i giallo-oro lombardi che attaccano addirittura per il vantaggio che potrebbe avere il più 3. Ancora Dall'Aglio, serve Dedovic che vede Ridaelli e ancora Dedovic il tiro, ma c'è il Nikoloizos a dirgli di no. Loizos protagonista nel match contro il Bressanone, addirittura 18 gli interventi che hanno permesso poi ai compagni di riaccorciare la distanza e ritornare in partita. Franz, questo primo scorcio di primo tempo però non sta soddisfacendo il mister Fusina. Sicuramente non lo sta soddisfacendo, tre parate per Randes, tre parate però che in cui abbiamo partecipato molto noi, senza togliere merito all'estremo difensore del Molteno. Comunque ha iniziato anche Loizos a parare, una parata per lui, siamo molto prevedibili in attacco, loro con una 6-0 ci sta mettendo in grande difficoltà, ora per fortuna riesce a bucare la difesa e a ottenere un 7 metri Pascal Dantino, e penso che sia proprio lui ad andare a tirare il rigore. Dobbiamo sicuramente cambiare la velocità nel giro palla in attacco, siamo molto prevedibili fino adesso, e in difesa ci stanno mettendo in grossa difficoltà, soprattutto Ridaelli, 2 tiri, 2 gol. Bisogna pulire il parquet del palazzetto. A te Gianmarco. Nel frattempo le squadre sono interessate agli altri due incontri che si disputano alle ore 18, che sono Fondi-Siracusa, importantissimo in chiave salvezza, e poi alle 20:30 ci sarà anche Cassano-Merano. Qui è il Pressano a tenere d'occhio il risultato, perché entrambe le formazioni hanno 17 punti. Nel frattempo Dantino contro Randes, rete, 2-1, accorcia il risultato del Pressano, è un tiro dai 7 metri finalmente realizzato dalla compagine giallonera. Organizza l'attacco Dinko Dedovic, c'è il taglio di Alonso che poi parte, punta Dainese,
serve soldi, soldi per Dedovic, Dedovic finta sul Folgheriter, soldi, e ancora Dedovic, il sottomano colpisce la traversa, poi al volo spunta Dell'Orto, anzi scusate Alonso, che incredibilmente insacca una rete fantastica, un tapin vincente. Qui un po' si è suicidato il Pressano, Franz, perché praticamente ha lasciato libero Alonso di far quel che voleva sulla linea dei 6 metri. Era già ripartito, era già in seconda fase il Pressano, ma il pallone però non era in suo possesso. Ma prima di andare in seconda fase il pallone bisogna conquistarlo, sicuramente bisognava difendere lo spazio, cosa che non è avvenuta. Ti dico, li vedo molto spenti. Intanto quarta parata del portiere Randes, questa volta su Di Maggio, contropiede, palla a soldi, palla al pivot, Dall'Aglio, rete. In sacca ancora una volta è Molteno, questa volta è 4-1. Prime prove tecniche di fuga per la squadra lombarda, adesso vorrebbe anche realizzare il 5-1. Bene Folgheriter in chiusura su Dedovic, permette ai compagni di recuperare e tornare in difesa. Entra anche Capitan Giongo che stringa i suoi e li richiama l'attenzione, perché si deve concentrare adesso il Pressano, ha concesso un po' troppo e il passivo inizia a farsi pesante. È vero che nella palla a mano tre reti non sono tante, soprattutto quando si è giunti nemmeno a un sesto di ciò che c'è da giocare, però l'atteggiamento deve essere completamente diverso per il Pressano se vuole vincere questa partita. C'è sempre Dedovic, soldi qui, si infrange, contrattacco, poi prova il pallonetto Carlo Sperti, pallonetto completamente fuori misura, c'è Di Maggio che colpisce però al volto Randes, si va subito a sincerare e scusarsi Di Maggio. Due errori delle ali destre, entrambi con Versanesi Doc, entrambi in nazionale, e proprio Di Maggio con Sperti e Randes hanno condiviso una presenza in nazionale nel 2014 Italia-Belgio, giocata al Palasport di Fondi, che ha visto l'esordio del portiere moltenese Gabriele Maria Randes, lui figlio d'arte, figlio di Benedetto Terzino, che negli anni 80 e 90 ha vestito diverse magliette tra alcune compagini siciliane come l'Alcamo, il Mazzara, che adesso dopo due stagioni al Gaeta Sporting Club copre i pali del Molteno. Formazione neopromossa, era prima in classifica all'interruzione del campionato nel girone C di Serie 2. Formazione che però non sta rispettando i pronostici iniziali, che la vedono senz'altro in una posizione classifica differente, un po' sottotono, non riesce a portare a casa vittorie. Le uniche due vittorie sono quelle che sono giunte al termine dei match contro Fondi Eppan, entrambe in casa. Qui sottomano potente di Nicolas Dainese, conclusione però centrale, nessun problema per Randes. Qui cerca la girella Alonso, trova Loizos a dirgli di no ancora una volta. Entra anche Fadanelli. Dainese è un duello con Soldi e con Dell'Orto, viene fermato però Dainese, si riprende dai 9 metri. Ancora giro palla per il Pressano, Dantino dovrebbe essere più incisivo il Pressano, c'è Fadanelli che trova uno spazio per Folgheriter, non riesce a servirlo, qui la girella però di Dantino è deleteria perché il Pressano perde palla, riparte subito il Molteno, ma c'è sempre Nicoloizos, doppio intervento per lui che dice di no anche a Dall'Aglio. Cosa sta combinando ancora una volta in porta Nicoloizos? Veramente monumentale, ma non è una novità questa, Franz. Non è una novità, non è una novità. Terza parata per il nostro portierone, però siamo giunti alla settima parata di Randes, che staremo anche tirando male noi, ma comunque ci ha messo molto del suo per la difesa della porta del Molteno. Siamo totalmente in conclusione, mi sembra di vedere la partita dell'andata giocata malissimo il primo tempo,
e totalmente girata nel secondo tempo. Speriamo che ci sia lo stesso esito, ma li vedo molto spenti oggi. Gesto di sportività di Dell'Aio che restituisce il pallone a Pressano. Erano di altra intenzione gli arbitri, che avevano decretato invece la rimessa a favore dei moltenesi. Dainese, ancora Dainese, segnala il passivo Luciano Cardone. Qui spreca Fadanelli, ma c'è un'altra, è l'ennesima, è l'ottava parata di Gabriele Randes. Un duello, quello con Nicolò Izos, che delizierà sicuramente gli occhi dei telespettatori che stanno seguendo questo match, che al momento vede in vantaggio la formazione ospite per 4-1 quando sono trascorsi 11 minuti e 30 secondi dall'inizio delle danze. Attacca Molteno, c'è Dedovic, prova a servire Esperti, chiuso da Tantino, poi c'è Soldi, ma ancora una volta Nicolò Izos. Dantino, Dainese, sempre Dantino. Ancora un tentativo di intercettazione da parte di Soldi, che all'inizio aveva fallito, ma poi è riuscito a trovarsi la palla tra le mani. Quindi Fressano che spreca l'ennesimo attacco, mentre Molteno prova un'altra soluzione offensiva. C'è una fase d'impasse in questo momento sia per il Pressano ma anche per il Molteno. E qui, Franz, secondo te coach Fusina su cosa deve provvedere? Ma secondo me ha già fatto due cambi tattici molto importanti. Siamo passati in 3-2-1 con Fadanelli avanzato, e lo stesso Fadanelli è entrato a terzino destro. Penso che possa mettere in grande difficoltà il difensore del Molteno, già questo mi piace molto. Siamo spenti, non ce la facciamo. Qua c'è una situazione di due minuti, Folgereiter che non riesce a tenere il terzino sinistro del Molteno, addirittura scatenato Radaelli, ci sta mettendo in grande difficoltà. Sicuramente il giocatore più positivo che vedo in campo, alla faccia di tutti i grandi nomi che ci sono in campo. Un Molteno che sta giocando molto molto meglio di noi, con tutta un'altra velocità. Con ritmo il Molteno, orchestra Radaelli, ancora Dedovic, serve Soldi, poi Esperti ed è rete sotto le gambe di Loizos. 5-1, esulta la panchina lombarda. Mossa dell'extra player adottata da Sandro Fusina, che inserisce anche Sontacchi. Dainese, Fadanelli, dialoga con Dantino, sempre Fadanelli, Sontacchi, parte lo schema del Pressano, c'è Dainese, trova lo spazio, si inserisce in rete, 5-2, Nicolas Dainese. Beffa con un tocco morbido Randes. Qui bellissimo il sottomano di Dinko Dedovic, ma bellissima anche la parata di Nicolò Izos. Rimane sul 5-2 il punteggio in favore sempre degli ospiti, ma c'è Nicolò Izos che sta praticamente tenendo in partita i propri compagni di squadra, Franz. Sì. Per fortuna il Molteno non ne approfitta di questa superiorità numerica, abbiamo difeso un po' meglio, Nicolò Izos poi fa il suo, para, la palla ce l'abbiamo ancora noi. Una annotazione, primo gol su azione dopo 13 minuti, perché l'altro gol era su rigore di Dantino. Primo gol per Dainese, speriamo che si sblocchi, ma siamo in confusione in attacco e penso presto che coach Fusina chiamerà un time out. Coach Fusina che appare sconsolato lì sul banner pubblicitario, sta sicuramente pensando a come rimediare a questo 6-2 che viene insaccato da Soldi. E come avevi previsto, coach Fusina, dopo aver incassato l'ennesima rete, chiama timeout.
dovrà discutere molto Francesco. Dovrà soprattutto strigliarli dal punto di vista mentale. Io non ho, è da un po' che non li vedo così spenti. Ho visto tutte e tre le partite della Coppa Italia, sono state tre partite positive. E poi forse abbiamo sbagliato il primo tempo a Bressanone, ma il secondo tempo ci siamo accesi, insomma. Io ribatto, il Molteno fino adesso per fortuna non ne ha approfittato pienamente di questa nostra mancanza. Sono passati 15 minuti, io vedo coach Fusina molto tranquillo, aspetta la scossa dai suoi giocatori. 4 reti non sono tanti, sono recuperabili. La cosa un po' preoccupante è che nei sei gol del Molteno sono a referto 5 giocatori diversi. Che il problema non è solo su Radaeli, ha segnato Alonso, ha segnato Dall'Aglio, ha segnato Soldi e ha segnato Sperti. C'è da preoccuparsi, soprattutto c'è da iniziare a giocare a pallamano come sappiamo fare. Nel frattempo il Conversano conduce sul Brixen 6-5, mentre a metà del primo tempo Fondi e Siracusa pareggiano 4-4. Argentina. I gialloneri raccolgono gli incitamenti dei compagni di squadra in panchina. Servirà però molto di più per ribaltare questo svantaggio che si è sviluppato dopo 15 minuti di gioco. 6-2 per il Molteno. Argentina. Prova Argentina a scavalcare l'avversario. Poi il passaggio a Dantino che serve Fadanelli, che però colpisce il palo. Un tiro scagliato con molta veemenza, ma che purtroppo si stampa sul legno e salva Randes. Cambio attacco difesa, esce Dell'Orto, entra Galizia che occupa la posizione di centrale. Nel frattempo Dall'Aglio nella posizione di pivot è stato sostituito da David Gligic, che viene atterrato da Alessio Giongo. Viene impartito però un cartellino giallo ad Andrea Argentin, qui c'è stato un errore. L'aveva in realtà colpita col piede, esatto. Attenzione ai soldi. Si alza il braccio del passivo, deve affrettarsi a concludere Molteno. Soldi, la palla viene intercettata da Nicola Fadanelli che riparte, serve Argentin, c'è Giongo libero, viene servito il capitano con il piede, Gabriele Randes salva il risultato, ma la palla finisce al lato e quindi ancora Bressano in attacco. Si era sviluppata bene questa seconda fase del Bressano, peccato per la conclusione del capitan Giongo che è stata neutralizzata da Randes. Avrà sicuramente la possibilità di riscattarsi Alessio Giongo, vedremo se già al termine di questo attacco. Attenzione qui, Dantino riesce a superare Gligic, serve Di Maggio. Nel frattempo Gligic aiuta Dantino a rialzarsi. Argentin scavalca Dedovic, serve Sontacchi, la palla però termina alta sulla traversa. Soldi per Galizia. Attacca ancora il Molteno. Attacca ancora per l'azione che prevede il più 5. Lo fa con molta calma. Sa che ogni pallone perso potrebbe rivelarsi un'opportunità sprecata. Quindi si allungano i tempi d'attacco della formazione lombarda, Franz. Si allungano i tempi d'attacco, di buono c'è che nell'ultimo attacco del Molteno abbiamo riconquistato palla con Fadanelli, vediamo se riesce a metterli in difficoltà, li vedo un po' più vivi almeno in difesa.
Parata di Loizos, non c'è nessun fallo, partiamo in seconda fase, Argentin, vediamo se spinge, ancora lui, Argentin, palla all'angolo per Capitan Giongo, che commette fallo d'area. No, siamo troppo nervosi, forse non vale la pena accelerare così tanto quando l'azione di contropiede è finita e cominciare a usare un po' di più gli schemi. So che te sei molto scaramantico, Francesco. Match d'andata, Molteno in vantaggio 16-12, in realtà durante il primo tempo aveva toccato anche il più 6, poi completamente diverso sia il Pressano che il Molteno nell'atteggiamento della ripresa, addirittura solo 5 le reti segnate dai Lombardi, di cui 3 negli ultimi 5 minuti di gioco. La partita si è conclusa 27-21, poi qui c'è il 7-2 però siglato da Esteban Alonso, risponde Dantino ma trova la manona di Gabriele Randes, di cui ormai abbiamo perso addirittura il conteggio delle parate. Esulta Gabriele Maria Randes, l'estremo difensore siciliano, in forza al Molteno che ha compiuto la 10ª parata dell'incontro. Nel frattempo prepara il cartellino del time out Salvatore Onelli. Qui viene atterrato Dantino, c'è stato uno sfondamento. Si salva il Pressano. Prova l'attacco adesso. Deve assolutamente cambiare verve il Pressano, Francesco, perché 5 reti diventa un passivo bello concreto e sicuramente con questo atteggiamento è difficile poi recuperare. No, manchiamo soprattutto nei tiri, alle conclusioni arriviamo, ma 2 gol in 20 minuti e neanche una partita di giovanili, insomma, non si può pretendere. Ora si sblocca Argentin dai 9 metri, questo è molto importante. No, io continuo a pensare che il Molteno non ne stia approfittando ancora a pieno. Certo che se in difesa ogni ribattuta di Loizos o del palo va in mano o al Piot o ai giocatori del Molteno, diventa molto difficile recuperare. Un Molteno molto più vivo in questo primo tempo, speriamo solo in questo primo tempo, ma oggi li vedo molto molto convinti, a differenza nostra dove vedo delle facce, come diceva Velasco, e vedo molti occhi da mucca, insomma, vedo pochissima reazione nella faccia dei giocatori del Pressano. Anche questo tiro assurdo, 11ª parata di Randes, e per fortuna sbagliano il contropiede, vediamo di rifarci ora. Troppo sprecone in attacco, troppo statuario, ma non in senso positivo. In difesa il Pressano, che sta soffrendo la dinamicità e la vivacità del Molteno, che nel frattempo zitto zitto si è portato sull'8-3, ha sprecato un contropiede d'oro, ma comunque conduce sempre per 5 reti. Come sottolineavi te, 3 reti dopo 22 minuti sono poche, senz'altro nel secondo tempo bisognerà lavorare. Qui ennesimo errore in attacco, palo colpito da Di Maggio, parte di nuovo in attacco il Molteno, chiama però time out Salvatore Onelli, che capisce la delicatezza, perdonatemi, del momento e soprattutto vuol parlare con i suoi, perché in questo momento allungare sul più 6 sarebbe veramente oro. Addirittura nel campo Sandro Fusina redarguisce i suoi, si vede un volto molto scuro, quello del coach siracusano, che indica adesso anche il tabellone col punteggio e la porta, perché come avevi ribadito te, tutti i rimbalzi sono del Molteno, Francesco. Sì, ma ti assicuro che non è un caso, palo di Di Maggio, sono molto svegli i difensori, aiutano il portiere. Un portiere che è arrivato all'11ª parata, ma aiutato dalla sua difesa, li vedo molto bene. Questo time out è stato completamente diverso, è andato
è andato sulla motivazione, ti ho detto, si vedono delle facce di gente che è qui per fare un amichevole, questo non è concepibile. Io voglio un grandissimo bene a questi ragazzi, ma oggi mi dispiace, hanno sbagliato partita e ci sono ancora da giocare 7 minuti e mezzo del secondo tempo. Vediamo se c'è subito la reazione, si vede ben subito se gira la partita o no. Pressano che affronta il match senza Moser e Dalago, ma questo, Francesco, non deve essere un alibi. Non deve essere assolutamente un alibi, anzi, deve essere una grandissima opportunità per chi gioca meno, invece di parlare o di far polemica, di dimostrare sul campo il proprio valore. Non è assolutamente un alibi, a loro manca forse il giocatore più forte della squadra, sicché proprio non cerchiamo alibi, invece cerchiamo di iniziare a difendere e a giocare a pallamano. Si riprende sempre con il Molteno in attacco. Soldi. Sperti coperto da Tantino, quindi Dedovic cerca la soluzione centrale, trova Grigic che a sua volta trova il gol. 9-3, situazione drammatica per il Pressano. Al settimo cielo invece Molteno. Più 6 dopo 23 minuti e 23 secondi di gioco. Entra Marco Chistè all'ala destra. Le sta provando tutte Sandro Fusina. Chiaro segnale per i giocatori, soprattutto quelli più esperti. Ora si inventa un grandissimo gol Pascal Dantino, forse c'era anche una sanzione qua. Comunque non mi permetto di criticare gli arbitri che stanno dirigendo molto bene questa partita. Vediamo ora se iniziamo a difendere. Palla riconquistata, c'è il fallo però su Dinko, attesa a Marco. Un colpo da bowling, quello con cui Dantino accorcia le distanze. Si è sul 9-4 adesso per il Molteno. Un segnale positivo, adesso il Pressano è molto più vivace anche in difesa. Vedremo se riuscirà a ricucire già nel primo tempo. Siamo agli sgoccioli, mancano 5 minuti e mezzo. Senz'altro ci sarà molto da parlare durante l'intervallo. Vedremo però le soluzioni che adotterà adesso il Pressano, mentre vedremo anche come il Molteno gestirà il vantaggio. Qui bellissima la conclusione di Dedovic che si insacca tra le gambe di Nicolozos. Argentina, serve Chistè che va dall'ala, Chistè in arabesque Gabriel Hernández. Palla al lato, rimessa laterale per il Pressano. Nel frattempo Fusina dà indicazioni a Fadanelli per quanto riguarda la soluzione difensiva. Adotterà una 6-0 il Pressano. Dantino per Argentin, ancora Chistè. Dainese la botta e questa volta Randes non può farci nulla perché il pallone termina in fondo al sacco. 5-10. Galizia. È entrato anche Mella che adesso copre il ruolo di terzino destro al posto di Soldi. Dedovic si è spostato sul versante sinistro. Taglio di Riva col numero 26, si piazza in doppio pivot. Mella qui, palla prima persa da Galizia, poi recuperata. Gigioneggia un po' in Molteno, si alza il braccio di Ciro Cardone, poi sulla linea Nicolozos, parte in contropiede, Chistè fuori. Palla deviata da Randes, era tutto solo però Chistè, cosa ha sprecato davanti alla porta. Ancora Loizos, è lui che sta impedendo alla nave di naufragare. Tiene gli uomini di Fusina in partita. Mella per Galizia, ancora Grigic. Dedovic si riappropria della sua posizione da centrale, lui che nella Challenge Cup 2018-19 ha siglato 7 reti con la maglia del Pressano. Dedovic, serve Galizia, qui un po' un gioco di gambe che voleva essere un cambio di direzione, comunque favorevole perché trova un fallo fermato in maniera poco corretta secondo i direttori di gara
da Sontacchi Argentini. Si redime Argentin, chiedeva in realtà ai passi Galizia. Gligic che chiedeva un fallo, riparte però il Pressano. Pressano che deve assolutamente affrontare questa situazione con più calma e concentrazione, perché rischia di perdere palle che potrebbero poi rivelarsi preziose. Qui addirittura cambio tra Giongo e Dantino che si avvicendano. La posizione di ala sinistra ricoperta da Nicola Fatanelli. Dantino, Chistè, c'è Dainese che punta l'avversario, poi serve Sontacchi, era coperto, ha cercato la conclusione sul primo palo, però c'era sempre la mano di Gabriele Randes. Attenzione qui Mella, molto bravo, perché si districa perfettamente e trova l'11-5 più 6 adesso per il Molteno. Sembrava che il Pressano stesse ritornando in partita, invece Molteno ha subito messo in chiaro le cose, si è riportato addirittura sul più 6. Il Molteno sta giocando molto bene, è l'ottavo giocatore di movimento che ha realizzato questo giovane Mella. Ha realizzato un gol Mella, un gol Gligis, un gol Sperti, un gol Soldi, un gol Dall'Aglio, un gol Alonso, un gol Dedovic e due reti Radaeli. Tutta la squadra sta giocando, noi permettiamo in difesa, siamo molto molli. Ora c'è uno contro uno di Di Maggio senza tanta convinzione. 14esima parata di Randes, non me ne voglia, ma ci mettiamo molto 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 del nostro, nonostante lui stia facendo una grandissima partita. Ma vediamo, un attacco ancora bloccato, si sta concentrando in mezzo. Questa soluzione, una soluzione obbligata dalla difesa del Molteno. Stanno giocando molto meglio di noi, a me dispiace, però bisogna anche dire la verità, insomma è tutta un'altra squadra il Molteno oggi da quella vista all'andata. Copre molto bene la porzione di campo al centro dei 9 metri, dei 6 metri anzi, il Molteno. C'è un assembramento lì di maglie nere e gialle, qui fallisce però l'attacco adesso la formazione lombarda. Si alza addirittura Coccionelli per indicare la corretta soluzione difensiva ai suoi. È chiaro che vuole difendere questo vantaggio. Attenzione Argentina, rete! La piazza proprio lì, poi a porta vuota Sperti fallisce la conclusione. È stato fortunato perché ha fischiato l'arbitro, ma in realtà è finito il tempo a disposizione per entrambe le squadre nel primo tempo. Prima parte di gara che si chiude sull'11-6, noi vi lasciamo 10 minuti per rilassarvi e per bervi qualcosa di fresco, perché qui fa veramente caldo. Ci aspetta un secondo tempo rovente.
Si riparte. L'imprevedibilità del Pressano, la volontà del Molteno. Vedremo nella seconda parte del match tra i gialloneri e i giallo-oro chi avrà la meglio. Orchestra la prima azione del secondo tempo, il Pressano con Dantino. Dainese affronta Dedovic, viene fermato. Palla a Sontacchi che serve nuovamente Dainese. Argentin per la botta di Nicolas Dainese che termina a lato. Qui viene fermato molto bene da Pascal Dantino che si immola. Il tentativo di contropiede del Molteno. Un po' acciaccato Pascal Dantino che stoicamente si rialza e va subito in attacco con i suoi perché c'è una manovra offensiva da organizzare. Ancora Dantino prova a servire Di Maggio, colpisce il pallone Riva. Termina sul fondo, quindi dall'angolo sempre il Pressano, sempre Dantino. Cerca l'inserimento tra Dell'Orto e Dall'Aio. Qui Argentin che risale a centro. Palla per Fadanelli che serve ancora Dainese. Argentin, lo scarico per Dantino. Ancora Di Maggio da posizione proibitiva. Di poco al lato. Si salva nuovamente Molteno. Fallisce il secondo attacco invece il Pressano. Certamente non arrivano segnali propizi per i gialloneri, Francesco, da questi primi due minuti. Ma vediamo, perché questi ragazzi li conosco personalmente, punti sul vivo, sicuramente reagiranno, non sono già perdenti. Sicuramente Fusina avrà toccato gli argomenti giusti, li avrà pungolati. Ho già visto un giro di palla completamente diverso rispetto al primo tempo. Ora vediamo. Ma ancora a segno Molteno, siamo noi che dobbiamo reagire. Vediamo se le facce sono diverse. Subito Pascal si inserisce. E forse qua ci stava anche il taglio in aria. Comunque vediamo. È ancora lunga la partita. Cerchiamo di vendere cara la pelle. Senz'altro da evidenziare la grinta con cui Dantino sta cercando di trascinare i suoi. Fadanelli. Fadanelli trova la conclusione, è stato imprevedibile, sembrava che la stesse passando, invece punta la porta sotto il 7, Fadanelli 12-7. Redaelli, passaggio per Dedovic, Soldi. Taglia Sperti, si va a inserire tra Sontacchi e subentrato Nicola Moser. Moser che poi scatta in attacco. Rimane Argentin, Dantino, sempre Dainese. Dainese prova a servire Sontacchi. Qui addirittura contropiede di Dall'Aio che serve Sperti. E parata di Loizos. Chiedeva qualcosa di più Carlo Sperti. Non ravvisano nulla gli arbitri. Allora Dainese, un siluro, 12-8, un parziale di 2-0 con cui si riporta sotto il Pressano e riapre la partita. Redaelli, Dedovic impartisce alcune direzioni suoi. Dedovic taglia ancora Sperti, poi Soldi, Dedovic serve Sperti sulla linea dei 6 metri che viene fermato molto bene dal tandem Sontacchi-Moser. Dedovic, c'è Dantino a uomo su Soldi, cerca di tagliare le soluzioni al Molteno, il Pressano. Redaelli, sempre lui con la palla in mano,
sempre per Dedovic, che serve questa volta ottimamente Dall'Aio. Tiro da dimenticare, perché la conclusione di Dall'Aio termina altissima sulla traversa. Ne approfitta il Presiano, questo sotto mano di Fadanelli. Bella l'intenzione, un po' meno invece la realizzazione, perché si schianta sul banner pubblicitario al lato della porta, coperta da Gabriele Randes. Dedovic ha cercato di sorprenderlo, Nicola Moser, poi bellissima la rete di Dinko Dedovic, 13-8. Ancora un attacco giallo-nero. Sono trascorsi 6 minuti, Franz, è cambiata un po' l'intensità del match, si è svegliato il Pressano, sta cercando di rispondere colpo su colpo invece Molteno. Sì, è tutto un altro Pressano, si vede dalla circolazione della palla, dalla convinzione negli attacchi uno contro uno. Anche Fadanelli prima è stato sfortunato, però la conclusione ci stava. No, è tutto un altro Pressano, peccato aver regalato un primo tempo così agli avversari. Comunque io sono convinto che ce la giochiamo fino alla fine questa partita, anche perché il Molteno sta buttando via delle grandissime occasioni per staccarsi ancora di più. Io sono molto 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 fiducioso. E mi preme a sottolineare, mi sono dimenticato, scusa Gianmarco, l'inserimento di Nicola Moser a secondo, e secondo me lui trasforma tutta la nostra difesa. È un cambio a rischio, dobbiamo eseguirlo bene, però se non lo facciamo abbiamo un difensore fortissimo in più da aggiungere a questo incontro. Sta infatti arginando un po' le manovre offensive del Molteno Nicola Moser, che sta coprendo benissimo la sua zona, aiutato da Sontacchi. Moser che si alterna attacco difesa con Di Maggio. Qui bellissima la rete di Nicolas Dainese, che l'appoggia lì dove Randes non può arrivare per il 9-13. È spuntato fuori anche Dainese, è lui colui che si deve prendere praticamente le più responsabilità. Qui invece rete, 14-9 per il Molteno. Stiamo dicendo però che deve essere Dainese a prendersi responsabilità. Senz'altro, Dainese è l'unico che può, a parte Argentini, che può tirare da fuori, che può far cambiare atteggiamento difensivo alla squadra del Molteno. Se gira Dainese gira tutto il nostro attacco. Bellissimo passaggio di Di Maggio questa volta, e questa volta gran dormita del Molteno. Ci sono segnali positivi soprattutto sulla convinzione nostra. Noi dobbiamo essere molto più convinti, ti ripeto, noi dobbiamo giocare a pallamano. Giocando a pallamano io credo che non abbiamo problemi. Difesa sorpresa da Di Maggio, che trova con un fendente Gabriele Sontacchi, che da lì difficilmente sbaglia. 10-14, attacca però qui il Molteno, Redaelli inciampa, riesce a rimanere in equilibrio, poi serve soldi, si alza il braccio di Ciro Cardone. Ha già sprecato due passaggi in Molteno Redaelli, vedremo se cerca la conclusione, invece no, serve soldi al tiro Loizos Dall'Aio, però è entrato in area, aveva anche fallito, in realtà c'è stata un'altra parata di Nico Loizos. Qui Fadanelli viene anticipato, però il pallone è stato toccato da un difensore del Molteno e quindi sarà corner per il Pressano. Si incarica della battuta Di Maggio. Nel frattempo Sperti sonda il terreno, è richiesto l'intervento dello spazzolone. Ricrimina invece sulla scelta arbitrale Dall'Aio, interviene anche Coccionelli a cercare di riportare la calma e a far concentrare i suoi, perché giustamente il Molteno adesso non deve agitarsi. È il momento favorevole per il Pressano questo, Franz? No, secondo me Dall'Aglio ci sta facendo un grandissimo favore, ci sta svegliando. Lui vuol fare polemica, accettiamo la sfida, vediamo. Ma quando si vince, io credo che non sia mai una cosa positiva mettersi a litigare. Adesso mi smentisce perché realizza la rete proprio lui Dall'Aglio,
proveniente da Romagna, però quando si vince la partita è assoluto far delle polemiche ridicole. Comunque noi pensiamo a tornare in partita, vediamo ora l'uno contro uno. Clima rovente e non solo per la temperatura all'interno del Palavis, perché si infiamma il match, è sempre Molteno a condurre 15-10, ma questa volta l'anima giallonera sembra completamente differente. Sbaglia Nicola Sdainese, ne approfitta il Molteno per organizzare un'altra manovra. Galizia subentra e viene servito da Soldi. Redaelli. Sono trascorsi 10 minuti dall'inizio della ripresa. Sempre Redaelli per Soldi. Redaelli, ancora Galizia. Serve Soldi. Palo. La palla poi finisce fuori. Fadanelli. Devono restare entrambe concentrate le formazioni, Molteno per gestire il vantaggio, il Pressano per ricucire lo strappo che nel frattempo è tornato ad essere di 5 reti. Argentin. Si alza Di Maggio, parte lo schema del Pressano, Di Maggio attacca la difesa, poi si piazza al secondo pivot. Fadanelli, serve Sontacchi che viene però fermato molto molto bene dall'intervento di Samuele Riva. Fadanelli, Dantino corre Argentin, cerca però la conclusione ed ottiene una sospensione perché dovrà accomodarsi per 120 secondi in panchina il terzino destro della formazione lombarda, Daniele Soldi. Un uomo in più per il Pressano che, visto lo storico dei match sinora disputati, non è comunque una sicurezza per il Pressano, che non ha mai saputo veramente sfruttare questa agevolazione, Francesco. Ma cerchiamo oggi di smettere questa cosa. Forse stiamo scegliendo la partita sbagliata, però non è detto. Aumenta l'intensità il Molteno, noi dobbiamo trovare una soluzione. C'è Onelli che vuole mandarci in passivo, ma sono gli arbitri a decidere. Qua c'è un'altra esclusione, perfetto, qua ha rischiato anche di più perché è andato diretto sulla faccia. Qua è andato direttamente sulla faccia, vediamo cosa decidono gli arbitri. Io da qua l'ho vista brutta. Vediamo, chiama Radaelli, 2 minuti. Perfetto, esclusione di 2 minuti, c'era stata un'incomprensione tra l'arbitro e la panchina ospite, giusto così, si sono consultati 2 arbitri, grandissima esperienza, stanno arbitrando molto bene in una partita brutta, loro stanno facendo una bellissima figura, vediamo sfruttare questa doppia superiorità numerica, attenzione perché non è facile, palla all'angolo, Di Maggio, Fadanelli, Pascal Dantino, e qua finalmente con molta pazienza, che fino adesso ne abbiamo avuta davvero poca pazienza, riusciamo ad accorciare le distanze, siamo a quattro reti, giocano in extra player, hanno 2 esclusioni, attenzione, attesa a Marco. C'è molto spazio tra le maglie della difesa molterese per il Pressano. Deve ovviamente adesso correre ai ripari Salvatore Onelli, perché andava bene un'inferiorità numerica, ma adesso sono ben 2 per via delle sospensioni inflitte a Soldi e Redaelli. Nel frattempo ne approfitta anche Alessandro Fusina. È ovvio che questo meno 4 non sta bene al coach siciliano, che vuole portare a casa l'intera posta in palio. E se prima abbiamo consultato lo storico per constatare la difficoltà del Pressano nell'attaccare con un uomo in più,
cosa che poi viene smentita quando invece è in inferiorità numerica, perché paradossalmente gioca molto meglio il Pressano. Dobbiamo anche constatare che il Pressano ha sempre fatto grandi rimonte, non da ultima quella realizzata a Bressanone la settimana scorsa, per la prima volta però finita male. Nell'ultimo minuto il Brixen ha realizzato due tiri dai 7 metri, qui ha ribaltato il 23-22 su cui si era portata la formazione del presidente Giongo. Una gran rimonta che è iniziata a 9 minuti e mezzo dalla fine. Bressano sotto di 5 e a un minuto e mezzo sopra di 1. Si ricomincia, questa volta è Galizia al centro con Dedovic, terzino sinistro. La palla adesso è per Mella, terzino destro, poi c'è sempre Sperti, qui Sperti ha cercato di inserirsi ma ovviamente è finito addosso ad Alessio Giongo, che con esperienza, ne ha solamente 30 di anni di esperienza Alessio Giongo, e questa rete ne è la concreta dimostrazione. 12-15, ancora 17 i giri di lancetta di questo match che vede il Pressano soccombere al momento per tre reti di scarto. Un primo tempo veramente da matita rossissima, poi qui gran gol realizzato dal Molteno. Bellissima la rete di Galizia che in caduta cerca la conclusione e appoggia la palla in rete. 16-12, si riporta su più 4 in Molteno. Nicola Danese la botta fuori. Un vero peccato, perché adesso il Pressano sta sciupando le occasioni che si sono palesate davanti. E qui Francesco, il Molteno adesso ne vuole approfittare. Sicuramente un allenatore come Alessandro Fusina non si spaventa del meno 4 a questo punto della partita, sa benissimo che la partita è molto lunga, ha dato l'input ai suoi di cominciare a difendere, di cominciare a giocare a pallamano. È una squadra totalmente diversa quella messa in campo nel secondo tempo. Certo che da qua in avanti non possiamo più sbagliare niente, un tiro come prima affrettato naturalmente, un tiro del primo tempo. Questa squadra non c'entra più niente con la squadra scesa in campo nel primo tempo. Ora subiamo una rete di Dedovic, ma ripeto, c'è tutta un'altra convinzione nella proprio visiva nelle facce dei giocatori del Molteno. Siamo arrivati a meno 3, pensavamo di riportarla a casa, ma loro li vedo molto più convinti. La partita è ancora molto lunga comunque. E speriamo che lo spettacolo si accenda. Ritrova il massimo vantaggio il Molteno. Argentin non demorde la scaglia lì dove Randes non arriva. 17-13, non molla il Pressano. Vedremo come termineranno invece le sortite del Molteno, che attacca ancora con Galizia. Ha ritrovato la parità numerica nel frattempo il Molteno. Attacca Alonso che vede Galizia. Galizia si inserisce e trova un tiro dai 7 metri. Alonso a incaricarsi della battuta. Loizo si sposta e poi parata splendida, cincischia un attimo Loizos, il protagonista di questo match, sicuramente il migliore in campo per il Pressano. Nico Loizos con questa parata, oltre a dimostrarlo, salva il risultato e adesso il Pressano può approfittarne per riportarsi sul meno 3 e da lì vedere se terminerà favorevolmente e positivamente questa ennesima rimonta.
Fadanelli. Dantino con quanta grinta il leone Andrea Argentin. Argentin, sempre lui per Dantino, che serve Fadanelli, non la prende molto bene, esce invece a difendere Mella su Di Maggio. Si avvinghia sulla freccia del sud Mella, adesso Fadanelli per Argentina, Argentina entra e poi parata di Randes. Si lamenta il Bressano perché il difensore forse era in area, Franz? No, vista da qua non mi sembrava, sono andati a muro in due, non mi sembrava francamente che fosse difesa in area, però posso sbagliarmi. L'arbitro era molto attento, comunque c'è l'arbitro di fondo che osserva queste cose, io mi fido dei due arbitri. Vorrei sottolineare invece Galizia, mi sta piacendo molto questo ragazzo, sta prendendo delle responsabilità, ha ottenuto un rigore, ha fatto un gran gol in inferiorità numerica e questo bisogna sottolinearlo, anche se fa parte della squadra avversaria, un bel prospetto questo ragazzo, non ha paura di niente. Ora c'è un infortunio per Sontacchi, un colpo al viso, speriamo non sia nulla di grave, non mi pare. Credo che ci sia un problema forse con l'occhio. Loizzo si segnala e l'ha dato, ha parato un rigore molto importante. Ora vediamo i suoi compagni se sapranno seguirlo in questo inseguimento. E si ritorna in attacco con il Bressano ad orchestrare. Fadanelli servito da Dantino, cerca Folgheraiter, la palla però scorre lì. Dell'Orto attacca deciso, poi rischia di perdere palla il Molteno, per fortuna c'è Alonso che riceve questo passaggio affrettato di Dell'Orto, che poi si accomoda in panchino per l'ennesimo avvicendamento. Attacco difesa, Galizia fermato da Argentin. Sono 11 e mezzo i minuti ancora da disputare qui al Palavis, 17-13 in favore del Molteno, che nel frattempo attacca. Sperti, finta la ricezione, la palla è per Soldi che serve Dedovic, la virgola, ma Loizzo si supera, ottimo l'intervento dell'estremo difensore ellenico che aveva intercettato la palla. In realtà una virgola molto bella di Dedovic, che però non beffa Nicolozos. Fallo adesso sul ribaltamento di fronte, c'è sempre il Bressano con Dantino. Dainese gira la palla, poi Dantino, Argentin, Dainese che cerca il passaggio ad Argentin, che era stato anticipato da Soldi, poi la palla finisce lì all'ala sinistra ad Alessio Giongo che non trova però la porta, non riesce a trovare il meno 3 il Bressano. Il risultato permane sempre fisso sul 17-13 mentre scorrono i secondi sul tabellone elettronico. Soldi, cambio di posizione, attenzione Alonso, poi Soldi per Dedovic, attenta la difesa del Bressano, un po' meno però su questa conclusione. È più 5 per il Molteno, 20-12. Le partite sono diverse, ma ci ritroviamo nella stessa situazione di sabato scorso, con il Bressano a meno 5 quando mancano poco più di 9 minuti e mezzo al termine del match. Vedremo però quale sarà il mood di questo fine partita. Sicuramente il Bressano non molla, però è diventata un po' più ardua. Diventa ardua adesso, meno 5-10 minuti dalla fine, e il Molteno è molto convinto per portare a casa questa partita. Sta sbagliando poco. Ci avevamo dato i primi 10 minuti del secondo tempo in cui ci eravamo illusi di tornare sotto,
però li vedo molto 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 più motivati di noi, e questo non si può perdonare ai nostri giocatori. Ho sempre difeso i nostri giocatori, ma oggi non mi stavano piacendo, soprattutto dal punto di vista mentale. Poi in questi tempi è molto difficile riuscire a essere concentrati al 100% sulla partita. Vediamo, secondo me non è ancora finita la partita. Vediamo, mister Fusina mette Nicola Moser a pivot e io credo che voglia lasciarlo anche per la fase difensiva, temendo i contropiedi della formazione del Molteno. Abbiamo avuto poco dai pivot oggi, purtroppo Sontacchi si è anche infortunato all'occhio, però dai, lo vedo in panchina e non dovrebbe essere nulla di grave. Vediamo come vanno questi ultimi, i prossimi attacchi, vediamo, dai. Lì sui 9 metri c'è il Pressano ad organizzare l'attacco. Dainese fermato da Dell'Orto, trova il fallo. C'è Nicola Moser adesso, posizione di pivot. Nicola Dainese, fallo in attacco. Bravo qui Dedovic a fermare tentativo d'attacco pressanese. Subisce un fallo e attacca adesso il Molteno. C'è Dantino a uomo su Dedovic, Fadanelli in guardia su Mella. Nel frattempo Dantino ha cercato di anticipare Mella proprio. Molto più pressante adesso il Pressano. Qui parata di Loizos, con bravura Glicic trova il fallo. Rimane in attacco la formazione di Salvatore Onelli. Mella trova Glicic, ancora una volta Loizos insuperabile. Poi contropiede del Pressano con Moser, schiacciato. Questo 18-14, mancano 8 minuti, non è finita qui. Rientrano in campo Dall'Aglio e Galizia. Sempre in 4-2 il Pressano a cercare di intercettare i palloni ospiti e di arginare qualsiasi sortita offensiva. Qui bellissimo il passaggio a Carlo Sperti, ma bellissimo anche l'intervento di Nicolai Zossantino. 15-18, fuoco e fiamme, Pascal Dantino. È tutto un altro match. È il presidente Giongo che chiede ai ragazzi di crederci. Qui coreaceo Dantino, a cui viene inflitta una sospensione per l'intervento su Galizia. Galizia che sembra essersi fatto male alla spalla, viene sostituito da mister Onelli. A prendere il suo posto c'è Mella. Qui riparte il Molteno adesso. Mella col pallone in mano, fischia adesso Luciano Cardone. Mancano 7 minuti, 18-15 per il Molteno, con i Lombardi in attacco. Alonso serve Mella, Soldi e l'intervento di Di Maggio che fa perdere tempo a Dall'Aglio, che comunque riceve palla ma poi davanti al portiere sbaglia, cosa che invece non fa un veramente encomiabile Nicola Fadanelli. 16-18, rimanete incollati agli schermi perché anche questo match sta entrando nel vivo quando mancano poco più di 6 minuti. 16-18 e qui
chiedo una tua opinione, Franz. Sfondamento e incredibilmente abbiamo la palla per andare a meno uno. Giochiamo un extra player. Vedi com'è la pallamano, Gianmarco? La partita non è mai finita. Forse non meritiamo di essere a meno due, ma abbiamo addirittura la palla per andare a meno uno. Siamo uno in meno, siamo senza portieri, ma la partita è ancora estremamente viva. Fischiato uno sfondamento al Bressano. Riparte subito Dall'Aio, che trova la conclusione praticamente dai suoi 6 metri. La porta del Bressano era sguarnita, perché adesso Fusina sta attuando la soluzione dell'extra player. Bressano che è ancora in inferiorità numerica per via della sospensione inflitta Pascal Dantino. Nel frattempo rientra Loizos. Un gol, quello di Dall'Aio, che aveva un po' spezzato le gambe al Bressano, che però ritrova la concentrazione. È sempre Nicolas Dainese. 17-19, 4 minuti e 45 secondi al termine del match. Dantino adesso rientra il 10 giallo-nero contro il 10 moltenese, perché è sempre in copertura a uomo su Dinko Dedovic. Fatica adesso il Molteno a organizzare la manovra con il suo miglior uomo marcato a uomo. Marcato strettamente da Pascal Dantino, che non lo lascia muovere. Nel frattempo recupera la palla. Richiesto l'intervento dello spazzolone. Si riprende. È rientrato Galizia, era uscito per infortunio. Galizia serve Alonso, Alonso da lì però a poco angolo, e infatti Loizos non ha difficoltà a parare la conclusione dell'ala sinistra. Qui invece è fischiato lo sfondamento a Dantino, che rimane a terra. Chiedono invece, si riprende il gioco. Sono stati attimi di concitamento, la situazione era poco chiara. Ritorna in difesa Dantino. Qui viene, qui viene fischiato lo sfondamento. Viene fischiato lo sfondamento, si rimane sul 17-19. Situazione invariata, sempre due reti di scarto. È trascorso però un altro minuto, siamo alle soglie del 27esimo minuto di gioco. Fadanelli, c'è Di Maggio che serve Dainese, ma il tentativo di volante fallisce perché non arpiona la palla il terzino, e quindi adesso è Molteno che si porta in attacco. Qui l'assist di Sperti a Soldi non si era concluso bene. Soldi che poi ha recuperato palla, l'ha passata a Sperti, che era stato lasciato libero di agire. Si riporta su più 3 Molteno, sono 27 e 10 i minuti indicati dal tabellone. Ha sprecato un po' troppo in attacco il Bressano, e qui adesso ennesimo time out. Come la vedi, Franz? Ah, 3 minuti, 3 gol, sicuramente non è ancora finita la partita. Abbiamo preso un po' l'ultimo gol un po' da Polli, ma comunque adesso vediamo, sono curioso di vedere la prossima difesa di Fusina e di contrattare la prossima difesa di Onelli. Si può ancora fare, secondo me la partita è viva. Peccato un primo tempo letteralmente gettato dalla squadra giallonera. Queste sono le conseguenze. Se non giochiamo a pallamano perdiamo con tutte le squadre, ma così è per tutti, insomma, non è che lo scopro io. Adesso è molto dura rimettere le cose a posto, però una leggera speranza c'è ancora. Vediamo di portare a casa bene questo attacco.
Nel frattempo il Conversano facile sul Brixen, conduce 23-15 quando mancano 8 minuti al Pala San Giacomo, mentre da fondi i rosso-blu locali conducono di una rete sul Siracusa. Questo è un match che interessa al Molteno, che ha la possibilità di accorciare sugli Aretusei, ma di tenersi sci al fondi. Attenzione, Tantino, Moser, serve Fadanelli, l'anticipo di Dallaio, la palla termina sui suoi piedi, si affretta Moser a recuperare il pallone, parte l'azione Folgereiter, Dantino, doppio pivot, ci sono sia Folgereiter che Moser sulla linea dei 6 metri, Dantino, rete, 18-20, mancano 2 minuti e 20, riparte adesso con molta calma il Molteno. Galizia per Soldi, si abbassa anche Dantino, qui ha cercato lo sfondamento su Soldi, Soldi che era libero sui 6 metri e trova la rete del più 3. Dantino, Dantino attacca con sagacia, Dantino rientra, Fadanelli sempre extra player per il Pressano che adesso è sotto i 3 reti, manca 1 minuto e mezzo, serve veramente un mezzo miracolo almeno per pareggiare il match. Fadanelli, Dainese, serve Giongo, il capitano cerca un pallonetto morbido, trova però la mano di Randes, manca 1 minuto ormai, i 2 punti si incanalano sulla 22 passando per la 4 e si dirigono in Lombardia, perché è il Molteno che ha 1 minuto dal termine, è in vantaggio di 3 reti e addirittura attacca per il più 4. Prestazione veramente opaca per il Pressano nel primo tempo, nel secondo ci ha provato, non è bastato, si era portato sin sul meno 2, poi qualche sbavatura di troppo, adesso recupera la palla, è troppo tardi, Dantino addirittura cerca di servire Nicola Moser ma viene anticipato da Galizia. 30 secondi che serviranno al Molteno semplicemente per gestire la palla ed aumentare lo score, un vero peccato Franz, perché il Pressano poteva approfittare degli incroci e dei rinvii per riportarsi al terzo posto in classifica, salire a 22 punti. Qui recupera palla Folgereiter, Fadanelli, serve Dainese, è però la rete della bandiera. 19-21, termina così al Palavis. A esultare sono gli uomini di Salvatore Onelli che salgono a quota 6 dopo le vittorie con Fondi ed Eppan, trovano il primo successo esterno proprio al Palavis battendo gli uomini di Sandro Fusina. In breve una fotografia del match, Franz, ed un tuo commento. Vittoria meritata del Molteno, no, su questo non ci sono dubbi, anche per l'atteggiamento del primo tempo, un atteggiamento inspiegabile dei nostri giocatori, non c'entra niente le assenze, proprio non c'eravamo con la testa, col fisico, non abbiamo mostrato una buona pallamano. Nel secondo tempo è stata tutta un'altra partita, però partivamo dai meno 5 del primo tempo, sì che... L'abbiamo gettata al primo tempo, abbiamo avuto la possibilità di rientrare, però sinceramente non sarebbe stato giusto. Il Molteno ha meritato ampiamente questo risultato. Io credo che con questa grinta possano ancora dire qualcosa per la salvezza. A te, Gianmarco. Esulta il Molteno che al quarto incontro con il Pressano trova la prima vittoria. Ci sarà tempo per riflettere invece per il Pressano, che adesso aspetterà il 20 marzo per affrontare in trasferta l'Alba Siracusa e cercare di rialzarsi, perché questa è una sconfitta abbastanza pesante perché è la seconda consecutiva, ma il Pressano non deve abbattersi, sta disputando un ottimo campionato addirittura al di sopra delle aspettative, quindi sono errori che in realtà
fanno bene perché consentono di lavorare in vista anche della prossima stagione, Franz. Sì, certamente dalle sconfitte bisogna sempre imparare qualcosa e oggi abbiamo tantissimo da imparare. Bisogna rituffarsi in palestra, lavorare dal punto di vista tecnico, io direi, soprattutto, e non dar per scontato certe situazioni. Non è che si giochi con l'ultima in classifica hai il risultato apparecchiato, ma io sono convinto che già dalla prossima partita ci riscatteremo. Bressano, che recuperando tutti gli effettivi può dimostrare il suo vero valore, e il terzo posto conseguito in Coppa Italia ne è la chiara prova. Esatto, mi hai rubato le parole dalla bocca. Abbiamo fatto vedere delle bellissime cose in Coppa Italia, non è che improvvisamente ci siamo dimenticati di giocare a pallamano, soprattutto le due assenze dei due giocatori più in forma che avevamo sono pesanti, ma io credo che mister Fusina troverà le soluzioni a partire dalla prossima partita. Vi salutiamo dal Palavis. Molteno sconfigge il Bressano Castelrento 21-19. Termina così la 19ª giornata della Serie A Beretta. Appuntamento al 20 marzo. Buona serata a tutti.